La musica sicuramente mi è servita per cercare di superare la timidezza e per riuscire ad avvicinarmi e a farmi avvicinare dalle persone. Ciao, ciao Antonio! Benvenuta! Grazie! Benvenuta in quella che è la mia praticamente seconda casa. Carina! Purtroppo i pizzaioli sono andati via. No, sì, però qui fanno anche dei dolci molto buoni. Altro. Facciamo degli assaggi di tutto perché sono un po' golosa. Ok, va bene, allora ci mettiamo di là. Okay. Va bene. Fai rumore è la canzone che hai presentato a Sanremo ed è bellissima. Grazie. Prego. Secondo te perché dovremmo fare rumore e in quali ambiti della vita? Noi viviamo in un periodo in cui ci sono queste due grandi categorie, quella degli urlatori, di gente che cerca di far prevalere anche proprio le proprie idee, e anche con una certa violenza, e poi c'è una parte molto silenziosa che sembra quasi addormentata, no? E forse fai rumore è più un invito a quella parte lì, se vogliamo analizzarla dal punto di vista sociale. In realtà poi il brano parte da una storia, da un vissuto di un rapporto tra due persone, e è un invito a bruciare quei silenzi che in qualche modo amplificano anche le distanze e le incomprensioni. Allora io mangio solo il tiramisù. Va bene. Perché io non mangio i dolci. Sono un esperto mangiatore di tiramisù. Allora per dispetto te lo assaggio anche io perché sei un cantautore. Come mai? Da dove nasce questa esigenza di scrivere i testi anche? Ho cominciato a suonare in una band a scuola. Suonavamo durante le assemblee d'istituto. E mi sono reso conto che quella cosa lì mi rendeva visibile. Cioè, improvvisamente le persone si accorgevano di me. E io non pensavo di avere neanche una bella voce. Anzi, mi vergognavo abbastanza, però ero quello che cantava meglio tra tutti lì. E invece la gente veniva e mi diceva, ma che voce hai, incredibile. E sono stati gli altri a convincermi. Poi pian piano sono migliorato e ho capito che scrivere le canzoni poteva servirmi in qualche modo anche per conoscermi meglio. Ho capito che anziché andare, non lo so, dallo psicologo, potevo scrivere delle canzoni. Il 14 febbraio esce il tuo terzo album, Che vita meravigliosa. Il 14 febbraio non è una data a caso, no? Ah no? No, no, è il giorno degli innamorati. È il giorno degli innamorati, esatto. Non l'hai fatto uscire quel giorno apposta? Sì. E mi piaceva anche questo messaggio da lanciare anche a chi mi segue, no? Incontriamoci in un giorno d'amore. Perché sei un romantico. Sono un po' un romanticone. Certe volte mi stupisco anche, soprattutto quando sono da solo, non lo so, quando guardo i film. A volte faccio delle scelte che magari non dovrei raccontare davanti a una telecamera. Adesso ce lo dici però. E mi commuovo molto, molto facilmente con dei film anche un po' scemi. Ce n'è uno, ti prego. Ma non lo so, ma che ne so, anche se vedo una commedia con Will Smith, comunque ho dovuto, a un certo punto, ho dovuto trattenere le lacrime. Ho detto, ma che cosa mi sta succedendo? Tu sei co-direttore artistico del concerto del 1° maggio a Taranto. Da dove è arrivata questa esigenza di creare questo evento? A Taranto si vive una situazione indegna per un paese civile. C'è stata e c'è una vera e propria strage di cui non si parla mai, e in qualche modo ho voluto dare il mio contributo. Sono uno dei tre direttori artistici e mi piace pensare che quella manifestazione lì serva anche per dare una visione alternativa del futuro, per aiutare i tarantini a sentirsi meno invisibili. E forse quando ti senti visto sei anche meno disposto a farti schiacciare. Non mi piace la sacca, ma preferisco il tuo tiramisù. Prendi, prendi. Grazie, sei proprio gentile. Devo sentirlo meglio. Sai che ne prendiamo un altro. Sì, chiudiamo in bellezza. Dici un segreto che non hai mai detto a nessuno. È una cosa che mi porto dentro da tanti anni. E sono Batman. Sapevo che stai per dire, lo sapevo. È vero, ma perché non mi crede nessuno? Ma mi vedi un commento con scritto Bruce Wayne adesso? No, è lì, quella è un nome di copertura. Allora io sono Robin. Ti avevo riconosciuto anche senza calzamaglia. Ecco.
tra le cose non fatte per poi non